Il bello del calcio, se qualcuno poco più di un mese e mezzo fa avesse ipotizzato che Lanciano poteva marciare a ritmo da big e scalare in modo così vertiginoso le posizioni di classifica, sarebbe stato preso per pazzo. La Cenerentola a Lanciano non ci sta e gara dopo gara lo sta dimostrando, non con una media da playoff, bensì un cammino da capolista, addirittura un tris a Salerno in una gara che non metteva in palio semplicemente i tre punti, ma molto di più. Succede tutto nella ripresa, tutto condito da una settantina di minuti di affanno, ma da un finale scintillante per Maragliulo e i suoi ragazzi. Tutto, in altre parole, ancora più bello. Albero di Natale per la Virtus, 4-3-2-1 con Ferrari unico punto di riferimento, assistito da Marilungo e Di Francesco. C'è Cragno tra i pali, capitano Aquilanti torna a disposizione dopo la squalifica. Bacinovic con Vitale e il sempreverde ed adattabilissimo Gaetano Vastola a comporre il trittico in mediana. La Salernitana di Menichini con Tunkara dall'inizio deve sfruttare il turno interno e l'obiettivo, manco a dirlo, è uno solo: la vittoria. 200 i sostenitori virtussini, 12.000 quelli amaranto che popolano l'Arechi. Fischia Serra di Torino, subito Campani in avanti. Quinto minuto, accelerazione di coda per Donnarumma, si salva il Lanciano. La Salernitana ha un'occasionissima con Bernardini che conclude a rete, un'azione insistita ma impatta in pieno il palo. Un minuto dopo, dagli sviluppi di un corner, Tunkara rimette una palla in mezzo all'area di rigore, ma Donnarumma si divora un gol clamoroso. 29esimo, ancora Amaranto, questa volta la conclusione di Bernardini che di piatto non c'entra allo specchio della porta. 42esimo, si rivede il Lanciano con una conclusione di destro di Marilungo, ma il suo tiro è alto. Seconda frazione di tempo, quinto minuto. Palla bellissima di coda che si presenta a tu per tu con Cragno, che però è provvidenziale di piede. Sesto minuto, ancora Donnarumma per le vie centrali, prova a battere il solito Cragno che compie un altro prodigio e va ad alzare la sfera sopra la trasversale. 13esimo, sotto il diluvio dell'Arechi, uno spiraglio di sole è accecante e parla i colori della Virtus. Marilungo taglia un pallone per Vastola che la catapulta immediatamente al centro dell'area di rigore per Di Francesco, che di tacco manda in estasi il Lanciano sbloccando il risultato. Gol bellissimo dunque per l'1-0 frentano in Campania. La Salernitana perde qualche certezza, ma non la forza per rimettersi subito ad attaccare. 25esimo, azione Amaranto con Gatto, Bush e soprattutto con Donnarumma che va a concludere, ma spreca. 28esimo, la Salernitana pareggia, il prologo del gol lo crea Nalini, palla morbida in area di rigore. Torre di testa di Gatto per Donnarumma che deve solo appoggiare in rete. 1-1 con le proteste rossonere per la presunta posizione irregolare di Gatto al momento dell'assist. Altro affondo decisivo per il Lanciano. Minuto 31, Marilungo, colpo di tacco per Di Francesco che sguscia bene e nel tentativo di recuperare la palla impatta le braccia distese in presa bassa di Terracciano. Rigore per i rossoneri e giallo per il portiere campano. Dagli 11 metri è freddissimo Nicola Ferrari che realizza spiazzando Terracciano e riportando in vantaggio i frentani. 43esimo, inizia l'assalto salernitano con una sassata di Gatto, ma Cragno c'è. Pienissimo recupero, la Salernitana è sbilanciatissima, Ferrari si allunga troppo la palla, poi Giandonato disegna la traiettoria vincente per Di Francesco che di sinistro batte per la terza volta Terracciano. Poi solo tantissimi applausi dei 200 rossoneri all'Arechi e l'intera città a tributare una standing ovation ai rossoneri che stanno facendo qualcosa di incredibile. I numeri in 41 giorni di cura a Maragliulo, 16 punti su 21 a disposizione conquistati. What else? Allora, noi, la squadra, tutta la squadra insieme a me, abbiamo il desiderio di dedicare questa grande vittoria
al nostro amministratore delegato Claudio Di Menno di Bucchianico, che in settimana ha avuto una perdita importante, quella della cara mamma. A lui va il nostro pensiero e questa stupenda partita. Sì, la verità diciamo che è un po', chiaramente un po' riduttivo, sia per la mia squadra che per la Salernitana. Io credo che sia stata una bellissima partita, dove nel primo tempo ha fatto meglio assolutamente la Salernitana, ha preso un palo specialmente nella metà del primo tempo, ma il Lanciano non credo che si sia messo davanti alla difesa, ha sempre cercato nella maniera possibile di cercare di ribaltare l'azione. Nel primo tempo abbiamo fatto qualche situazione che poteva essere gestita meglio, poi nel secondo tempo, dopo la sfuriata dei primi 10 minuti della Salernitana, siamo andati in vantaggio e abbiamo costruito un po' la partita su quel gol. Però voglio rimarcare anche il fatto che dopo il pareggio, il fatto di essere ritornati in vantaggio può significare solamente che la squadra voleva assolutamente cercare di vincere. Poi il fatto che la vittoria sia avvenuta è chiaro che possono essere anche gli episodi. Però mi sento di dire che Lanciano non ha rubato niente. No, ma non era una polemica, è solamente una disamina della partita.